Noi siamo stati a Casale San Nicola qualche tempo fa, che stavano ancora lavorando sui pilastri che mostravano ovviamente i ferri di armatura, e questi lavori sono stati fatti almeno sui pilastri sulla strada d'accesso a Casale San Nicola. Noi parliamo con il signor Vaccari, che addirittura li ha realizzati questi pilastri. Gli chiediamo un giudizio su questi lavori, completati secondo lei? Sì, in parte sì, in parte no, perché questi vicino al paese, dove hanno fatto più scalpore, sono stati ultimati, mentre altri volontari dal paese sono nelle stesse condizioni che stavano prima. Abbiamo sentito che aspettano un altro finanziamento, che questo è il primo finanziamento, è finito, quindi aspettano un altro finanziamento e futuri per fare tutta quanta l'autostrada. Lei quando lavorava per la Cogefar, quindi quando li ha realizzati questi pilastri? Questi sono stati cominciati nel 75, sì, a finire, fino all'80, poi nel 79-80 prende il cantiere, è finito. Senta, lei aveva paura quando vedeva le staffe, insomma alcuni ferri di armatura scoperti, o era tranquillo? Bah, scoperti anche, noi avevamo paura per il ritardo che venisse fuori, perché specialmente le ultime che non sono state fatte, non era certo quella controllo che c'era all'inizio. Negli anni 70 c'era un po' più di controllo sulla quantità, la qualità del cemento, mentre ultimamente, quando è stata rifatta poi negli anni, fine anni 80, lasciava un po' desiderare. Però però non temeva il crollo lei? Crollo ancora no, però non sappiamo nemmeno come sta dentro i pilastri, perché nessuno l'ha ispezionato dentro, perché potrebbe essere la stessa cosa. Senta, in attesa di questi altri lavori su altri pilastri, Casale San Nicola di cosa ha bisogno? Magari vuol chiedere al sindaco qualcosa? C'è un grande progetto. Qual è? È l'area faunistica, che sarebbe il toccasana di tutta la vallata, perché creerebbe un turismo, dare uno sviluppo turistico, che noi abbiamo tutta la ricchezza che abbiamo. Il progetto di massima c'è, e noi abbiamo raccolto 400 firme per aiutare il sindaco a spingere, a portare questo progetto al governo per la possibilità di entrare almeno con il PNRR. In che zona sorgerebbe? Dove stava era un'area di recupero, dove stavano impiantati i cantieri ex Cogefar, per esempio, qui a 1,5 chilometri, ci stava dove stavano le baracche, e sopra il traforo dove stanno tutti i cantieri, tutti gli impianti. Quindi questa è la discarica, quindi questo è un progetto di recupero, creando questa area faunistica.